Ciao a tutti, buongiorno. Oggi, come vi ho anticipato nel video che ho postato stamattina, la preparazione delle orate. Ho lavato e viscerato, tolte le branchie, tolte tutte le parti inutili che non servono. Ecco, poi le patate, che sistemerò un letto di patate nella teglia con della carta da forno, poi del prezzemolo, aglio, degli aromi per pesci, succo di limone, olio extravergine di oliva, sale, limone a fette e del pomodorini. Pomodorini, questi li utilizzo anche per me, perché in quanto li posso mangiare, sono biologici, senza nickel e senza istamina per il mio problema. Adesso vado a versare dell'olio in una ciotola. Metto una buona quantità, poi ci metto gli aromi per pesci, un po' di succo di limone, non tutto, e basta. Ah, e un pizzico di sale, ce ne metto anche un pochino. Poi a chi mescolo bene affinché si formi una bella salsina. Eccola qua. Ecco qua, una bella salsina. Ok, adesso vado a spennellare la teglia con un po' di questa salsa. Mi sa che ho sentito mio figlio rientrare, lavora anche la domenica. Ecco qua, così, un altro pochettino. Così, e ci adagio le patate che ho tagliato sottili. Ecco qua, così. E poi andrò ad adagiarci sopra le orate, dopo aver spennellato anche le patate. Metto le più grandi. Ho già acceso il forno a 200 gradi. A 180 gradi, scusate, mi sono sbagliata. Così è pronto quando vado ad infornare qualche altra, così. E questo è un secondo per il pranzo della domenica. Ok, adesso prendo le orate, metto qua per comodità le orate, e vado a mettere del prezzemolo e dell'aglio all'interno, metà pomodoro e sistemo, e altrettanto faccio con l'altra piccolina per me. Aglio, prezzemolo, pomodoro, poi un po' di salsina. Preciso che ho tolto pure le branchie. Ecco qua, anche all'altra. Ok.
vado a lavarmi le mani. Ora, prima spennello il pesce. Ho dimenticato di mettere l'olio nelle patate. Ogni tanto mi dimentico, così. E vado a spennellare pure l'altra. Adesso ci metto il limone, due fettine, mezze fettine, un po' così sparse. Ecco qua, dei pomodorini sparsi. Di sale sopra, giusto che ci sono anche i pomodori, un altro pochettino perché in famiglia piace un po' saporito, ecco, e l'aglio sempre sparso e del prezzemolo così, ecco qua, fa un po' di colore. Mi lavo le mani, sistemato tutto, ci aggiungo ancora un po' di questa salsina che ci sta bene comunque, ai pomodori, ecco qua, a posto. Ora vado ad infornare a forno 180 gradi preriscaldato e per 40 minuti circa. A dopo. Ecco qua, le orate al forno con le patate e i pomodorini sono pronte, guardate un po', cotte, cucinate al punto giusto, belle, buone, da un profumo meraviglioso, tutte da mangiare e tutte da gustare. Io vi saluto con un bacio e un abbraccio, una buona domenica a tutti e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!